Quello che bisognerebbe capire per vedere se in qualche modo si può smuovere questo patto di stabilità, poi lo chiedo ai sindaci, a cominciare da Fassino, se vogliono dirci qualcosa, è se in azioni di investimento estremamente evidenti e chiare come sono la progettazione dei smart city, almeno in quella direzione, con un sistema di controlli adeguato, sia possibile dimostrare con estrema chiarezza che si tratta appunto di investimento e che non si tratta di spesa. Comunque Torino è una delle grandi aree metropolitane, perché dobbiamo tenere presente che intorno a Torino c'è un cluster di comuni, una zona enorme. So che il Comune sta lavorando su questo, so che vi siete posti il problema della cabina di regia, pezzi l'avete anche già fatta, quindi insomma ci interessa capire com'è andata. No? Ecco, adesso riparto. Sì, adesso funziona. Va bene, grazie intanto dell'invito. Ma io credo che noi siamo in un momento di passaggio, siamo un bivio sostanzialmente, perché abbiamo alle spalle alcuni anni, un biennio per qualcuno forse di più, ma grosso modo un biennio nel quale tutti ci siamo mossi in modo, come dire, sperimentale per approssimazioni successive al tema delle smart cities. L'innesco sono stati i programmi europei, a partire da lì, e diciamo lo sviluppo delle tecnologie più in generale, a partire da lì le imprese, gli enti locali, ciascuno, le imprese per ragioni di mercato, gli enti locali per ragioni di finalità istituzionali, ci siamo mossi ciascuno per vedere come questa smart city potessero essere una nuova grande opportunità di riorganizzazione. E siccome io penso che poi nella vita il 99% delle cose avviene per approssimazioni successive, una prima fase sperimentale va bene così, però l'approssimazione successiva ha un senso in quanto a un certo punto ti consente di arrivare a, come dire, delle asseverazioni che stabilizzano un progetto, se no solo per asseverazioni successive non vai da nessuna parte. Ecco, noi siamo a questo passaggio, cioè abbiamo bisogno, dopo due anni di sperimentalità, di trovare un modello, diciamo così, anche se la parola non mi piace, perché il modello richiama una rigidità che in realtà Smart City in qualche modo rifiuta, perché le tecnologie digitali sono caratterizzate da un alto tasso di flessibilità, di adeguamento nello spazio e nel tempo. Ma insomma ci siamo capiti, no? Cosa voglio dire? Abbiamo bisogno di costruire, come dire, una strategia che ci consenta di vedere come cogliere questa opportunità e effettivamente fare quel salto che Smart City consentono, che è, come è stato detto questa mattina, prima di tutto un salto culturale. Non è soltanto, come dire, Smart City un'opportunità di applicazioni tecnologiche. Smart City è un'idea nuova e diversa della città, che ci è consentita dalle enormi potenzialità che le tecnologie ci offrono, ma è un'idea di città che cambia, insomma, no? Le città che noi abbiamo costruito fin qui, e soprattutto le città del Novecento, sono città, come dire, strutturate anch'esse intorno al ciclo produttivo meccanico. Sono città fordiste, sono città fortemente gerarchizzate nel territorio, sono città rigide, perché il modello produttivo meccanico era rigido. Nel momento in cui passiamo ad una società che è sempre di più organizzata intorno, sia dal punto di vista della produzione, sia dal punto di vista dei consumi e delle dimensioni sociali, intorno a modalità flessibili, è evidente che cambia l'idea, no, della città, e devi costruire una città che non è più rigida e gerarchizzata, ma che è una città flessibile, perché questo è il nuovo, diciamo, impianto. Allora, quali sono le difficoltà? Io il breve intervento voglio fare, voglio riflettere su questi due anni nella nostra esperienza a Torino. Quali sono le difficoltà che abbiamo incontrato? Prima difficoltà: un quadro di riferimento dentro cui collocarti. E io penso che l'aver dotato l'Italia di un'agenda digitale, con le modalità che Capitani adesso illustrava, è essenziale, perché dà una risposta a questo problema. Non è che tu costruisci le smart city con una, diciamo, senza regia, per cui Torino, Milano, questo e quello, ognuno stabilisce un rapporto con Cisco piuttosto che Accenture piuttosto che con quell'altro, Siemens o Telecom o Enel, si costruiscono dei progetti, ognuno
diciamo, si gestisce il proprio, alla fine hai fatto le smansioni, no, alla fine hai fatto, come dire, un presepe. Ma che magari è bello, no? Però. E quindi, come diceva quello là, il presepe non mi piace, cioè, voglio dire, no, quindi. Allora, un primo problema è avere una regia nazionale, che naturalmente, come le regie, è una regia di quadro, una regia di cornice, una regia di sistema, non è una regia, diciamo, che poi interviene nella progettualità, nell'operatività, se no rientriamo in una rigidità che contraddirebbe la flessibilità del sistema, però abbiamo bisogno di una regia. L'agenda digitale nazionale ti consente di collocarti e sollecita, per esempio, cosa su cui noi stiamo lavorando, ma so che anche tante altre città lo stanno facendo, ad articolare per avere, diciamo, delle agende digitali di territorio che ti consentono di avere una cornice organica. Quindi, prima questione è questa. Seconda difficoltà che abbiamo avuto in questi anni è una difficoltà di ordine finanziario. Perché, insomma, parliamoci chiaro, mettere in campo tutta questa cosa richiede delle risorse. Risorse pubbliche e risorse private. Siamo in una fase di crisi in cui le risorse private sono anch'esse contenute, ma quelle pubbliche poi sono praticamente ormai inesistenti. E noi veniamo da anni nei quali c'è stata una politica di riduzione delle risorse a disposizione dei comuni, che si è accentuata negli ultimi anni, soprattutto dal 2007 in poi, e che, diciamo, sta inibendo qualsiasi possibilità di mettere in campo una progettualità. Io vi parlo di Torino, ma Torino dal 1 gennaio 2011 a oggi, in 18 mesi, ha visto tagliati i trasferimenti dello Stato alla città per oltre 200 milioni di euro, per una città che ha un bilancio di 1,3 miliardi. Dopodiché diventa complicato, diventa difficile. Allora, qui c'è un problema che noi ieri abbiamo posto a Monti e riproporremo. Il problema del risanamento della finanza pubblica del nostro paese è una priorità. Il problema del contenimento della spesa è una priorità. Il problema quindi della sua riduzione, della sua razionalizzazione c'è. Il punto è che, fatto 100 la spesa pubblica, il 55% della spesa pubblica del nostro paese è spesa pubblica statale e soltanto il restante 45% è spesa pubblica del territorio, dentro cui la spesa pubblica dei comuni è una quota ancora più bassa. Sono 10 anni che si tenta di risanare 100 agendo soltanto su 45, e un bambino capisce che non si risana 100 agendo solo su 45, parliamoci chiaro. O c'è un'altra politica di finanza che agisce anche sul restante 55% di spesa statale, che è poi la parte dominante della spesa, o se no, se si continua a pensare che si pesca dai comuni, i comuni non sono messi nelle condizioni neanche più di erogare i servizi minimi, altro che di, diciamo, implementare Smart City. Quindi c'è un problema di ordine finanziario che va affrontato, e io ieri, Monti alla fine del suo discorso ha fatto qualche apertura, vedremo se con l'esercizio 2013 di bilancio si va verso una flessibilizzazione del patto di stabilità, una diversa allocazione delle risorse in termini fiscali, vedremo. Però se non c'è una disponibilità finanziaria più consistente, è evidente che molti dei progetti che noi siamo in grado di mettere in campo rischiano di essere progetti puramente esemplari. Io, e credo tutti i sindaci, siamo stati in questi 2 anni destinatari di continue sollecitazioni e proposte da parte delle imprese. Da me sono arrivati tutti, ovviamente, come da un sindaco di grandi città, no? È arrivato Telecom, è arrivato Enel, è arrivato Siemens, è arrivato Finmeccanica, è arrivato Accent, tutti, i quali tutti mi hanno proposto di fare delle cose, ma partendo intanto da una sperimentalità. Il risultato è che se io avessi detto sì a tutti, avevo una panchina intelligente, una cabina intelligente, una qui, e alla fine rifacevo nuovamente un presepe, no? Cioè, perché? Perché l'ordine di disponibilità finanziaria, se è limitato, non ti consente di andare al di là di una sperimentazione esemplare che ti fa capire cosa potresti fare, ma si ferma lì. Mentre il grande tema che noi abbiamo è come la progettualità ha una sua replicabilità. Cioè, io ho bisogno di fare un efficientamento energetico su un quartiere, ho bisogno di avere 50 panchine intelligenti, non una, ho bisogno di avere 60 cabine intelligenti, non una, no? Se no non faccio la Smart City, no? Però questo richiede delle disponibilità finanziarie che i comuni non hanno, e non sono infinite neanche
per le imprese, soprattutto in una fase di crisi. In questo senso i bandi MIUR e i fondi europei sono una risorsa. Il bando MIUR Centro-Nord è meglio del bando MIUR Centro-Sud, perché il bando MIUR Centro-Sud era tutto su ricerca e ancora una volta andavamo tutto soltanto in termini di sperimentalità. Il bando MIUR Centro-Nord mi pare abbia invece, no, un equilibrio maggiore tra ricerca e, diciamo, applicazione. Comunque, questo è un secondo nodo. Abbiamo bisogno di avere una disponibilità. Quindi, primo è quadro di riferimento regia, bene l'agenda digitale. Vediamo come l'agenda digitale può essere sollecitazione a costruire i soggetti di regia anche sul territorio. Secondo, disponibilità finanziaria. Terzo, rigidità dell'ordinamento e della pubblica amministrazione. Perché la pubblica amministrazione di cui noi disponiamo è, fatto salvo continui adeguamenti, quella di impianto napoleonico, no? Lo Stato in Europa è lo Stato napoleonico, nella sua essenza è ancora quello là, che è fondato sulla verticalità e sulla rigidità delle strutture e dell'ordinamento. Io quando facevo il ministro, il terrore più grande che avevo è quando dovevo prendere un provvedimento di concerto con un altro ministro, perché io e l'altro ministro, essendo solo due, più o meno ci mettevamo d'accordo. Passato alle nostre intendenze, il provvedimento si paralizzava, ma non problema di cattiva volontà, ma perché l'ordinamento è verticale. Smart City sono progetti orizzontali. La logica di Smart City è l'orizzontalità, non è la verticalità. E quindi noi siamo chiamati tutti i giorni a fare i conti con progetti che devono essere gestiti da una pubblica amministrazione che è abituata a pensare così e non così, e da un ordinamento che sul piano sia delle forme organizzative e sia del quadro normativo è verticale e rigido. Questo è un punto. E io sono un forte sostenitore del governo Monti e delle politiche che ha fatto, ma su questo è un punto debole del governo Monti. Il governo Monti, forse anche perché sotto i ministri, i sottosegretari sono tutti consiglieri di Stato o giù di lì, alla fine basta leggere i decreti che sono stati fatti dal primo fino a spending review, ha irrigidito ulteriormente la rigidità ordinamentale dell'organizzazione della pubblica amministrazione, quando noi abbiamo bisogno invece di flessibilizzare, perché se non flessibilizzo diventa difficile che quella pubblica amministrazione sia in grado di entrare in sintonia, in relazione col sistema delle imprese, con una progettualità che richiede flessibilità. Quindi questo è un punto serio, non meno importante dei soldi, compreso il fatto per esempio che i progetti di Smart City sono tutti progetti che hanno un alto contenuto ovviamente tecnologico e sperimentale. La sperimentalità del progetto presupporrebbe, primo, di avere delle normative di accesso a quel progetto che siano flessibili. Se invece io devo applicare le attuali procedure, per cui sono procedure tutte di evidenza pubblica, tutta di bando, tutta di appalto, ma non necessariamente è adeguato e in relazione al tipo di sperimentalità, no? E finisco, e lo stesso dal punto di vista della spending review, perché poi c'è un'idea secondo cui tutto quello che spendono i comuni, le province e le regioni è sicuramente spreco e andiamo al disastro così. Adesso noi non possiamo più praticamente fare alcuna forma di contratto di consulenza esterna, ma questi tipi di progetti presuppongono delle conoscenze e la pubblica amministrazione dentro non necessariamente ha, anzi spesso non ha. Ho bisogno di adire a delle professionalità, delle competenze esterne per poter mettere in campo questi progetti. Ma se ogni consulenza si pensa che viene fatta per dare un po' di soldi a mio cugino, buonanotte, perché questo è il mood, no? Il senso comune, no? Che si è diffuso, anche perché c'è qualcuno che le ha usate così naturalmente, è chiaro che noi siamo in difficoltà. Quindi, e finisco, quindi i tre grandi nodi che io vedo abbiamo bisogno di affrontare sono regia, risorse e superamento, diciamo, e flessibilità, perché così allora ci mettiamo nelle condizioni poi di fare il salto, se no diventa, come dire, un'evocazione progettuale che poi ha una scarsissima difficoltà a implementare delle realizzazioni vere. Grazie. Grazie, signor.